I momenti imbarazzanti capitano un po' a tutti. Hai presente quelle situazioni che ti fanno venire voglia di sparire nel nulla? Beh, qui troverai alcune soluzioni geniali. Ma questo paragrafo non ha senso. Non faccio mai niente di buono. Forse la quinta volta sarà quella giusta. Vedo che stai ancora studiando, ricordati di prendere il bus. Ok, fammi prendere questa. E già che ci sono... Ma questi devono essere lavati? Cos'è questo odore? Lily, ma perché i tuoi vestiti non sono puliti? Oh, certo che proprio non le importa. Ok, metto dentro tutto quanto. E questi? Questi jeans si possono ancora usare per qualche giorno. Oh no, farò tardi! Che cosa? Mamma! Vabbè, alla fine mi metterò questi stupidi jeans. Dai, infilatevi! Ma mi si sono ingrassate le caviglie o cosa? Non entra nemmeno su quest'altra gamba! Infilati, stupida gamba! Oh, non credo funzioni questo. Ma quel coso è vuoto. Penso di avere un'idea. Posso rimetterla a posto più tardi? Mi sa che è meglio se lo faccio seduta. Può darsi che abbia la pelle un po' troppo appiccicosa. Ed è ora che la plastica faccia il caso mio. Mettete entrambi i piedi nella busta. Adesso i jeans dovrebbero infilarsi. E abbiamo una vittoria, signore e signori. Non posso credere che abbia funzionato. Oh, ricordati delle buste. Sono un genio. Oh, un genio in ritardo. Betty, che bello rivederti. Oh, mi hai portato della torta. Ma che carina. Prego. Io berrò solo del tè, grazie. A proposito di tè, Amy ha un fidanzato strambo. Wow, ma che begli orecchini. Beh, li ho appena presi. Oh! Scusami tanto, Lily. Pensi che rimarrà la macchia? Tranquilla, è tutto ok. Adesso rimarrò tutta bagnata. Pensi che questo paio ti starà? Non credo. Ma posso sempre provarli e vedere. Io starò qui, mangerò qualcosa mentre aspetto. Chissà se questi sono buoni. Eh no, mi serve qualcosa di più dolce. Beh, non sono della mia taglia. C'è un po' troppo spazio. Già, temo di non poterli mettere. I miei orecchini! Forse questi possono aiutare. Togli la farfallina e metti l'orecchino qui. Poi rimetti la farfallina. Sbottonati i pantaloni e abbassa la cerniera. E poi infila il buco intorno all'orecchino. Perfetto! Ma guarda come sono carini! Ti piace? Adesso posso andare avanti con la giornata. Hai fame? No! Lo verso io questa volta, ok? Ora dimmi qualcosa su quel fidanzato. E l'ultimo piatto è fatto. E che odore di vino, se posso dire la mia. Ho fatto. Ma guarda questa bontà. Hai fatto le cose in grande, eh? Posso prenderne uno? Ehi, sono per gli ospiti. Ti vedo. Ma non è giusto. Oh, Kevin. Non sei curioso di sapere come sono le tartine? Ma Sofia ti ha detto di non toccare. Che prepotente che è, vero? Fai quello che credi sia giusto. Il secondo morso è il migliore. Oh, forse era il quindicesimo. Ah, occhio, Kevin. Oh no, le tartine! E anche il pollo! Ci voleva proprio. Sul serio? Ma hai mangiato proprio tutto! Kevin! E adesso che cosa faccio io?
Forse ho esagerato un po'. Wow! Ma guarda come va! Sono proprio gonfio! Forse posso ricucirlo? O magari posso usare questa? Kevin, tu fai il bravo ragazzo! La mamma deve sistemare questo bottone! Apri la graffetta così! Una volta che ha forma di V, stringi insieme i pezzi! Ti ricordi di quel bottone? Attaccalo sopra al pezzo di metallo! Adesso attaccalo dove doveva andare il bottone! Rigira il tessuto e appiattisci i pezzi di metallo! E infine, abbottonalo così! Vedi? Ti sei ricordato? Un pochino più stretto, ma va bene! Credi che all'amica di Sofia piacciono gli hot dog? È perfetto come snack, vero? Ci vuole della senape! E adesso che stai combinando? Wow! Adesso nessuno morirà di fame! Ma guarda che panza! Vabbè, dai, non stai così male! Non c'è niente di meglio del gossip! Forse è meglio se andiamo, che ne dici? Grazie di tutto! Facciamo alla romana? Ecco! È stato bello rivederti! Wow! Per me è un po' troppo! Il difetto dei pantaloncini di jeans! E per di più, se ci cammini, la situazione peggiora! Mi serve soltanto il quaderno di matematica! Vuoi passare? Accidenti, regolati! La gente ti vede! Una ragazza deve fare ciò che deve fare! Forse ho qualcosa che può aiutare! Ma è feltro? Cosa? Fidati di me! Credo che posso farci qualcosa! Metti i pantaloncini alla rovescia e metti la gamba così! Poi metti della colla sul pezzo di feltro! E poi sistemalo sul bordo! Una volta fatto su entrambe le gambe, rimettili! Risolto, vedi? Il trucco del feltro è il migliore! Facciamo un giro, che ne dici? Sono così felice che la lezione sia finita in anticipo! Adesso posso correre? Non ho ancora messo questi leggings! Erano così carini quando li ho visti online! E chi non vorrebbe correre con qualcosa di così carino? Fammi controllare. Fighissima! Accidenti, ma quello è Kevin! Spero di non essere troppo sudata. Ehi! Anche tu corri? Io ci vengo sempre, e tu? Beh, tutti i giorni. Io, devo andare, ciao! Non può davvero essere successo! Beh, può succedere di avere i leggings un po' troppo stretti proprio lì. Non c'è da vergognarsi. Il salva-slip. Scommetto che questo sistemerà tutto. Prima di mettere l'intimo, prendi un salva-slip e mettilo dentro le mutandine per orizzontale. Piega ciò che rimane in eccesso in questo modo. Ecco fatto! Adesso sì che va molto meglio. Prendi questo leggings. Adesso Kevin noterà soltanto la tua bellissima faccia. Hai visto? Non va meglio? Questo esame sta durando un'eternità. E adesso non mi funziona neanche la penna. Oh, oh Lily! Oh? Ne hai una in più? Tieni, amico mio. Ah, grazie. Cosa? I tuoi denti. Ma perché tutti mi guardano? Che cos'ho che non va? Ti sei appena rimessa il rossetto? Non ci posso credere. Che figura. Dai, non sarà una tragedia, giusto? Non posso credere che mi abbiano vista tutti quanti!
Non metterò mai più il rossetto. Si scorderanno, giusto? Grazie. Posso farti vedere un trucco? Beh, sì. E adesso? Ok. Sì. Aspetta, che c'è di così speciale? C'è un ultimo passaggio. Tira fuori il dito medio e mettitelo in bocca. Vedi? Adesso sta tutto sul dito e non sui denti. Ma è fantastico! Torniamo dentro. Ehi, c'è lo spaventapasseri! Sfigata! Perché non ci fai un bel sorriso? Sfigata! Vedo che qualcuno non fa più tanto lo spiritoso. A quanto pare, chi la fa l'aspetti. A te sono capitate situazioni imbarazzanti? Sii bravo e fai vedere questo video ai tuoi amici e iscriviti al nostro canale YouTube!